E bene ragazzi, sono il Celebe e sono qui oggi a portarvi un video importantissimo. Ed è per questo che se tra l'altro vorrete un video in cui vi mostro, visto che saranno importantissimi all'interno di questo video qua, vi porto un video sulle mie entrate passive. Ragazzi, cerchiamo di arrivare in questo video qua a 100 likes entro. Facciamo una settimana. Detto questo, altra cosa importantissima, ragazzi, se non lo sapete, ho creato la playlist in cui vi mostro tutti i video che ho caricato a gennaio, perché per chi non lo sapesse, ho iniziato a fare un video al giorno da gennaio e lo farò per tutto il mese. Quindi se quando avete tempo, vi mettete lì, mettete la playlist e ve li guardate tutti se avete voglia. Se non avete voglia, nessun problema. Io penso che comunque tutti quei video lì abbiano un valore e se volete crescere all'interno dei mondo degli investimenti, secondo me sono tutti i video che vi possono interessare. Detto questo, addentriamoci subito nel video. Secondo me il primo step da seguire per iniziare ad investire è 1. Trovare un lavoro. Se lavorate, ok, secondo me possiamo già passare allo step 2. Se no, il primo step è trovare un lavoro o comunque qualche entrata fissa all'interno del vostro mese, perché se voi non avete i soldi, come potete pensare di investire? Prima domanda. Il secondo step è assolutamente segnare le entrate e le uscite di ogni mese. Ed è per questo che ho questa pagina aperta qua. Io utilizzo questa app, che è anche la versione web che io utilizzo tantissimo, e da marzo 2018 so esattamente tutti i soldi che spendo in ogni giorno dell'anno, ma tutti al centesimo, e so esattamente in media quanto spendo, in media quanto mi entra. Nel momento in cui io so quelle due cose lì, poi ho anche personalmente deciso di investire l'80% dei soldi che ho, del mio patrimonio, quindi mi basta semplicemente fare entrate meno uscite per l'80% e so quanto devo investire ogni mese. Ed è per questo che tendenzialmente, secondo me, è uno degli step necessari per iniziare ad investire. Comunque ho fatto un video riguardo su questa applicazione qua, ha avuto anche un buon successo, quindi se volete cercate tipo come ho risparmiato soldi Gilbe, o comunque scorrete sul mio canale, l'ho caricato agli inizi, all'incirca un annetto fa, e ha fatto le sue visualizzazioni perché la gente l'ha apprezzato, quindi nel caso andatevelo a vedere. Secondo me questo qua è uno degli step più importanti. Nel momento in cui avete una fonte di entrata, che è lo stipendio ad esempio, sapete quanto spendete e quanto vi entra durante il mese, e sapete quindi di fatto quanto riuscite a mettere da parte, secondo me si può iniziare ad investire. La prima cosa in assoluto è, secondo me, informarsi, studiare. Secondo me ci sono tendenzialmente due metodi per studiare. Il primo è gratuito e sono gli YouTuber. Ho intenzione di fare un video in cui, due video in realtà, il primo in cui vi consiglio 5 YouTuber italiani di finanza personale, economia, cose del genere da seguire. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete piacere di vederlo. E un altro uguale ma inglesi o americani o comunque esteri in generale. Secondo me può essere un buon metodo per imparare. Oltre ovviamente a me, se avete piacere, iscrivetevi pure che tendenzialmente faccio video solo di economia, borsa, mercati azionari e cose del genere. Quindi se avete piacere, secondo me è un buon metodo per imparare. Il secondo metodo per imparare sono i libri. Io adesso ve ne consiglio, ne ho selezionati, allora, 3, 6, 7, ne ho 7. Se avete piacere, adesso ve li faccio passare uno per uno. Ci tengo a precisare che tutti i libri li trovate in descrizione ed è un metodo per supportare il canale. Visto che ho avuto un'attenta selezione, secondo me può essere di supporto al canale il fatto di acquistarli tramite il link in descrizione. Comunque, il primo che vi consiglio è Il piccolo libro dell'investimento. È un libro che ho praticamente finito e consiglio a tutti, perché diciamo che vi spiega il perché tendenzialmente non conviene fare stop picking, ovvero andare a tendenzialmente analizzare le singole azioni e acquistarle singolarmente. Tendenzialmente consiglia di investire in ETF che seguono l'andamento del mercato azionario generale. Se non sapete cosa sono gli ETF, tendenzialmente cercatevelo su Google. Comunque, semplicemente sono dei panieri che contengono tantissime azioni. Il secondo libro è un libro spettacolare. Questo qua, ok che non è lunghissimo, sono 150 pagine circa di un libro abbastanza piccolino, ma è veramente, penso, il miglior libro che io abbia mai letto per quanto riguarda l'analisi dei bilanci. Secondo me è spettacolare, però magari non so se qualcuno di voi anche lo ha letto, magari cosa sono nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate. Il terzo libro è Euforia irrazionale.
di Schiller, secondo me è un bellissimo libro per capire l'emotività dell'investitore e del perché tendenzialmente i mercati sono del tutto irrazionali e magari possono condizionare anche la vostra tipologia di investimento se non avete delle basi solide su cui creare la vostra strategia. Quindi tendenzialmente secondo me è un libro che va letto in generale. Un altro libro che consiglio tantissimo è Introduzione al mercato azionario, che mi sono fatto mandare dai ragazzi di Finanza Futura, che sono una pagina su Instagram che tra l'altro consiglio molto. Ah, tra l'altro ci sono anche tantissime pagine su Instagram che consigliano, che vi spiegano come funziona il mercato azionario, come investire in generale. Quindi tendenzialmente vi consiglio anche di andare su Instagram. Diciamo che qualche bella è Finanza Futura, The Renegade Insider, Finanza, The Investment Boss. Ci sono tante pagine italiane, Gabriele Galetta, tanta roba. Ci sono tante pagine su Instagram, secondo me ne vale la pena seguirle. Questo libro qua, diciamo, è proprio un'introduzione al mercato azionario, vi spiega dettagliatamente come funziona il mercato azionario e secondo me è un bel libro. È, diciamo, sono, allora, non mi ricordo, mi pare 250 pagine, sì, e secondo me vale la pena leggerlo. Diciamo che il font è anche abbastanza grande, quindi ci mettete, secondo me, 2 settimane a leggerlo tutto. Poi vabbè, vi ho selezionato anche il libro di Elon Musk, che vi faccio vedere. Comunque, ripeto, trovate tutti i link in descrizione. Il libro di Elon Musk, secondo me, vale la pena leggerlo perché capite anche la mentalità che ha una persona che di fatto attualmente penso sia la seconda persona più ricca del mondo. E secondo me vale la pena leggere perché parla anche del fatto che nel 2008 ha dovuto affrontare, appunto, come tutti, la crisi, ma tendenzialmente lui ha dovuto scegliere se salvare o SpaceX o Tesla e, come potete intuire, ha deciso di, rischiando molto di più, ha cercato di salvarle entrambe ed effettivamente ci è riuscito, anche perché Tesla ora ha valutazioni folli, ma quella è un'altra storia. Gli ultimi due libri che vi consiglio, ve li cerco qua anche, sono Il metodo Warren Buffett, che è tantissima roba, per chi non sapesse chi sia Warren Buffett è forse considerato da tutti il più grande investitore di tutti i tempi. Quindi diciamo che questo libro qua secondo me va letto. Se avete piacere di leggere, comunque in generale, penso che i libri vi permettano di evitare errori che se non leggeste fareste. Quindi io vi consiglio che tanti di voi magari diranno, ma non ne vale la pena spendere 23 euro per leggere un libro, ma io vi dirò, con questi 23 euro qua, molto probabilmente eviterete di fare errori che vi costeranno 1000, 2000, 3000 euro. Quindi tendenzialmente non fate gli avidi, non fate i tirchi nel momento in cui dovete informarvi e studiare. Perché tendenzialmente, credetemi, evitate di fare errori che vi costeranno caro. L'ultimo libro, ma non per importanza, è, ragazzi, L'investitore intelligente. E non lo dico per dire, ma secondo me è il libro che più di tutti va letto, perché vi spiega dettagliatamente quello che è considerato da molti forse il miglior metodo di investimento, ovvero il value investing, che per chi non sapesse cosa sia, comunque vi consiglio di cercare su Google, perché se dovessi spiegare tutto questo video qua durerebbe tantissimo. Dopo aver fatto questi passaggi qua, secondo me il metodo migliore è sbagliare. Il primo metodo migliore per imparare è sbagliare, lo spiegano tutti. Cercate magari, io tendenzialmente non consiglio di aprire conti demo. Comunque, se dovete aprire un broker, ho fatto qualche video dove parlo di broker. Cercate su YouTube Broker Gilbe e trovate qualche video. Comunque, in generale, cercate di imparare sbagliando, perché tendenzialmente tutti sbagliano. E il miglior metodo che è servito anche a me è quello di sbagliare. È ciò che vi rende più consapevoli. Ovviamente non è che per questo motivo qua allora dovete buttarvi e sbagliare di proposito. Dovete cercare consapevolmente, dopo aver studiato, dovete cercare di iniziare ad investire. Una volta che avete fatto questo, tendenzialmente gli sbagli vi creeranno quella coscienza e quella conoscenza che vi permette di investire sempre meglio. Secondo me il miglior metodo di investimento per i neofiti è quello di creare un piano di accumulo ed è per questo che ho deciso nei prossimi giorni di fare un video in cui potrai forse iniziare un piano di accumulo pubblico, selezionando dei vari ETF che, come vi dicevo prima, sono dei panieri contenenti una categoria magari di aziende. Ad esempio, se io ho un ETF sull'S&P 500, che è l'indice americano che contiene le 500 aziende più capitalizzate, di America, sostanzialmente con uno strumento che è appunto l'ETF, io simulo l'andamento di tutte quelle 500 aziende lì. E di fatto è come se io con quel singolo strumento comprassi tutte le 500 aziende. Quindi capite che il rischio si riduce tantissimo. Detto questo, però, non c'è solo il mercato azionario, ci sono varie tipologie di investimento. Io ho fatto dei video anche sul peer-to-peer lending, che di fatto è sostanzialmente
persone che prestano soldi a persone, ci sono varie piattaforme. Io non ho fatto tantissimi video su peer-to-peer lending ed è per questo che vi consiglio magari qualche video di Pietro Michelangeli e altri youtuber. Detto questo, io penso che la miglior strategia sia, soprattutto se siete giovani, fare un piano di accumulo sul mercato azionario. Ed è per questo che tendenzialmente farò un video a breve sul piano d'accumulo. E per chi non lo sapesse cosa sia il piano d'accumulo, mi sono dimenticato di dirlo, è semplicemente investire una somma predefinita a scadenze o mensili o settimanali in modo tale da ridurre il rischio, perché supponiamo che io investa 100 euro al mese e magari il titolo crolla, io comprerò sempre 100 euro ma a prezzi sempre più bassi, quindi magari se un'azione costa 100 euro a gennaio, io compro un'azione, quindi a gennaio, a febbraio magari costa 95 o supponiamo a 50, quindi di fatto comprerò due azioni. E nel momento in cui invece sarà 200, io compro 0,5 azioni. Quindi sostanzialmente questo qua si chiama dollar cost averaging, ovvero mediare sempre il prezzo entrando a scadenze mensili in modo tale da ridurre il rischio. Detto questo, io spero che questo video, seppur breve, vi sia piaciuto. Lasciate un bel like, un commento e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.